Gianna Beretta Molla. Da Ponte Nuovo di Magenta, dove morì, a Magenta città, dove fu battezzata nella parrocchia San Martino. Il viaggio a ritroso della vita di una mamma che adesso abita nel cielo dei santi. Alla Santa Milanese, la Chiesa di Milano ha dedicato il Santuario della Famiglia e Centro della Spiritualità a Mesero, inaugurato dall'Arcivescovo di Milano, il Cardinale Dionigi Tettamanzi. Gianna Beretta Molla, beatificata il 24 aprile 1994 e canonizzata il 16 maggio 2004 da Giovanni Paolo II. Gianna santa, ma prima di tutto madre generosa, che seppe rinunciare alla sua salute per dare la vita alla piccola Emanuela Gianna che portava in grembo. Il Vangelo tradotto in servizio alla vita. L'anno dopo la beatificazione di Gianna Beretta, sposata Molla, Papa Wojtyła scrisse l'enciclica Evangelium Vitae per affermare il valore della vita umana con il monito rivolto a tutti di farsi testimoni della vita. Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita umana. Questo Papa Wojtyła è lo stesso Papa Francesco. La vita umana va difesa sempre. Troppi sono gli attentati alla sacralità della vita, dice Papa Francesco. Gli attentati alla vita dei migranti sui barconi, alla sicurezza dei lavoratori, alla nutrizione dei poveri, la guerra, il terrorismo. Prendersi cura della vita fin dal concepimento. Questo è progresso, dice Papa Francesco, che continua. La condanna dell'aborto non è per un motivo religioso, ma umano, di madre. E in quanto madre, la Chiesa non deve neanche condannare le mamme che vivono il dramma di avere abortito. La Chiesa non deve condannare quella mamma, ma deve accompagnarla a rielaborare il gesto, perché si riconcili col figlio rifiutato. Di questo aiuto ha bisogno la mamma, perché il perdono da parte di Dio l'ha già ricevuto. Dio perdona sempre. Dice ancora Papa Francesco, e alle mamme, tante volte, quando piangono e hanno questa angoscia, io consiglio, tuo figlio è in cielo, parla con lui, cantagli la ninna nanna che non hai cantato, che non hai potuto cantargli.